Buonasera telespettatori, in apertura la notizia di uno scontro frontale avvenuto questa mattina poco prima delle 7 tra Novara e Trecate, all'altezza dell'Assa, l'azienda rifiuti, in prossimità della rampa della tangenziale in direzione Novara. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di ricostruzione, ad avere la peggio una donna che ha riportato ferite di media gravità ed è stata trasportata in ospedale a Novara. Poteva andare molto peggio. Poco tempo fa, per una manovra azzardata, nella stessa zona c'è stato un morto, un ciclista. Fortunatamente questa mattina le cose sono andate leggermente meglio, a parte i disagi al traffico, la donna se l'è cavata con qualche ferita. Disagi che si aggiungono a quelli per la chiusura del ponte sul Terdoppio nella frazione di Pernate, sempre a Novara, e poi ai lavori in tangenziale che proseguono da alcune settimane. Ed ora a proposito di mobilità, parliamo di una lettera firmata dai presidenti delle province di Novara e Vercelli e da diversi sindaci che hanno sottoscritto questo documento per chiedere al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, la riapertura della linea ferroviaria Novara-Varallo. Si stanno facendo dei lavori importanti sulla linea ferroviaria Novara-Varallo. Vedete alle nostre spalle le macchine operative, stanno lavorando, e intanto sul piano della politica si sta lavorando altrettanto intensamente per fare una richiesta specifica al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Su questa linea ci sono due vincoli che prevedono un utilizzo turistico. I sindaci, presidenti delle province, chiedono di aggiungere anche il trasporto locale. Chiediamo nello specifico ad Eraldo Botta, che da anni si batte proprio per che questa linea possa tornare ad essere un servizio per i cittadini, a che punto siete? Ma tutti i sindaci della linea, da Novara a Varallo, e anche i presidenti della provincia di Novara e di Vercelli, sono favorevoli alla riapertura del trasporto pubblico locale. In un documento che naturalmente a firma di tutti i sindaci e dei presidenti, che consegneremo a Cirio per un incontro con lui, per spiegargli i motivi dell'importanza della riapertura al trasporto pubblico locale. Trasporto pubblico locale si intende il servizio di tutti i giorni dei treni. Parliamo di 10 coppie di treni con due collegamenti mattina e serale su Milano-Porta Garibaldi. Quindi questo è un momento importante per la nostra ferrovia, e se guardiamo al passato, immaginate che questa linea nel suo progetto iniziale andava da Lagna e qua da Roccapietra attraversava con una galleria Omegna. Quindi siamo nell'inizio Novecento, quando si immaginava il futuro, quando è stata inaugurata nel 1886 la linea. Quindi guardiamo al futuro anche noi, proviamo a spingerci, e dopo la Roma Cortina, che organizza le Ferrovie dello Stato, immaginare la Roma a Lagna non è una cosa così impossibile, perché la linea è in funzione e l'ultimo tratto, l'ultimo miglio si può fare con il bus da Varallo a Lagna. Ed ora parliamo di parcheggi, un problema che interessa un po' tutte le città di medie e grandi dimensioni. Il punto della situazione a Vercelli, la parola ai commercianti. Vercelli non è sicuramente una città facile per chi deve cercare parcheggio. A volte è proprio complicato trovarlo. In questi giorni poi ci sono anche lavori in corso e quindi diventa ancora più difficile. Tutto questo ha creato preoccupazione nella popolazione, anche in vista delle differenti sistemazioni, insomma, che si prevedono a seguito dei grandi lavori che si stanno facendo in centro. Ma i commercianti sono preoccupati sotto questo punto di vista? Lo chiediamo ad Angelo Santarella, che è il presidente dell'ASCOM. Ma allora, sicuramente il parcheggio è un fatto fondamentale, cioè la P di posto, la P di parcheggio per il commerciante è uno degli elementi su cui si concentra sempre di più. La convinzione è che se il cliente consumatore può arrivare vicino al negozio, sicuramente raggiunge il negozio e spende in quel negozio. Ora, ci sono città diverse, ci sono dinamiche diverse. Vercelli in questo momento sta attraversando un momento di ristrutturazione importante, dove l'amministrazione sta facendo un lavoro, secondo me, incredibile. È chiaro ed evidente che in questo momento ha dovuto rivoluzionare anche l'aspetto dei parcheggi. I commercianti ne risentono, però devo dire che ci hanno comunque ascoltato, in qualche modo ci sono venuti incontro, perlomeno su un dialogo. E poi io mi preoccuperei più che altro di cosa succederà dopo, terminati i lavori, terminati i cantieri. Ci sarà poi un problema di gestione di parcheggi, non in termini di numeri, perché l'amministrazione si è preoccupata di darci non solo lo stesso numero di prima, ma di più, dislocati in maniera diversa. Sarà un fatto di abitudini, sarà un fatto di cambiamento culturale, probabilmente per raggiungere il negozio in alcuni casi bisogna fare qualche passo in più.
Ancora per alcuni giorni è possibile presentare la domanda per aderire al bando del servizio civile universale. Tra le realtà che offrono la possibilità di prestare il servizio civile c'è anche l'ANPAS. Anche quest'anno ANPAS Piemonte partecipa al servizio civile universale. Il bando è aperto per ragazzi e ragazze con età compresa tra 18 e 28 anni. Si tratta di un bando che riguarda l'ambito sociosanitario. È una bellissima, splendida opportunità per i giovani ragazzi proprio per entrare un po' nel mondo del lavoro e entrare nella parte sociale, che è una parte importante. All'interno di questo progetto c'è un'opportunità per quei ragazzi che invece hanno una bassa scolarità. Cosa vuol dire fare il servizio civile in ANPAS? Vuol dire innanzitutto scegliere una delle tante associazioni su tutto il territorio piemontese. È un impegno di 12 mesi. All'interno di questo ci sarà una formazione da parte dei formatori ANPAS, che sarà anche una formazione poi spendibile poi nel mondo del lavoro. Il servizio civile nelle nostre associazioni vuol dire l'accompagnamento dei pazienti disabili, dei pazienti anziani, dei pazienti con le dialisi, di partecipare ai trasporti sanitari, e c'è anche una bella iniziativa legata invece alla divulgazione socioculturale sia sulla popolazione che nelle scuole. Quindi può essere anche un'opportunità proprio per sviluppare delle soft skills per i partecipanti. Fare la domanda è semplice, basta andare su serviziocivile.ampas.piemonte.it. Sono in ANPAS da 3 anni, sono venuta a conoscenza del progetto del servizio civile tramite la mia associazione, ho deciso di farne domanda e di iniziare questo percorso. È un percorso che mi ha dato la possibilità di avere una formazione a 360 gradi e quindi una crescita personale. Mi ha insegnato a poter gestire ogni tipo di servizio e di essere quindi d'aiuto per la comunità. Consiglierei questo tipo di esperienza a tutti i giovani. Oltre a darti una crescita personale, ti dà la possibilità di avere un nuovo sbocco lavorativo. Ed ora a Torino, dove si è svolto il Gambero Rosso Global Summit, si è parlato di sostenibilità enogastronomica. È emerso la grande opportunità per il mondo agroalimentare italiano di caratterizzarsi ulteriormente, oltre che per la qualità che è già ben diffusa dei nostri prodotti in Italia e all'estero, sul tema della sostenibilità, perché i nuovi consumatori, i giovani, i mercati evoluti vogliono prodotti sostenibili e sono disposti a pagarli di più. L'urgenza è stata sottolineata da tutti, perché chi non si adegua resta indietro. Il sistema bancario e finanziario in futuro finanzierà prioritariamente appunto aziende sostenibili con più denaro a tassi migliori. Questa è la storia di oggi. La sostenibilità è un tema centrale ormai in tutti gli ambiti. Ovviamente è un richiamo proprio per difesa del pianeta. Una politica europea che non ha aiutato molto il nostro, cioè non l'ha proprio aiutato il nostro paese e quindi anche la nostra regione. Le nostre imprese, la filiera estesa dell'agroalimentare sono sicuramente un comparto trainante di tutta Italia. È un settore che influisce sul turismo. Oggi il turismo è un turismo dove il viaggiatore è molto più esigente, si richiede sicurezza ambientale, paesaggio protetto dal punto di vista naturalistico, ma anche accoglienza, e in questo il nostro mondo del turismo sta facendo molto. Le aziende oggi hanno bisogno di vicinanza e noi interpretiamo questo concetto secondo 3 grandi direttivi: una vicinanza fisica, una vicinanza nei bisogni e una vicinanza nei diversi momenti aziendali. La vicinanza fisica è data dal fatto che noi vogliamo assistere le nostre aziende ed ascoltarle in tutto il territorio nazionale, sia le grandi che le piccole. Per vicinanza nei bisogni abbiamo prodotti dedicati agli operatori della filiera agroalimentare che cercano di allineare i tempi della finanza con quelli della natura, quindi finanziamo anche fino a 30 anni. In ultimo, vogliamo stare vicino ai nostri clienti anche nei momenti di bisogno e in emergenza, visto il fenomeno dei cambiamenti climatici, con tutta quella che noi chiamiamo finanza emergenziale del gruppo Intesa San Paolo. Ed ora, a proposito di gusto, Jacopo Fontaneto nella rubrica Cook Up ci porta alla scoperta del risotto al blu di Campertogno dello chef Danilo Massa.
Un risotto al blu di Campertonio, barbabietola, crumble di caffè e limone, ma soprattutto un talento nascente della cucina italiana che ha trovato casa in Valsesia, dove ha aperto la sua osteria, Osteria Dama, e lui è Danilo Massa. Allora, per preparare questo risotto siamo partiti salando il chicco di riso. Abbiamo usato del burro della Truna di Campertonio, abbiamo tostato il riso, sfumato con del vino bianco. Dopodiché, per portare la cottura al riso, abbiamo cotto con solo acqua. Siamo arrivati a cottura ultimata, abbiamo mantecato con solo blu di Campertonio. Dopodiché abbiamo spolverato il risotto con della polvere di barbabietola, del crumble al caffè e del limone candito che facciamo noi. Buon appetito. Signori, con il piatto dello chef Danilo abbiamo pensato ad abbinare un Pouilly Fumé, un vino francese tra i più conosciuti dei bianchi. Siamo in Valle della Loira, la città che dà nome alla denominazione Pouilly-sur-Loire. Il produttore in questo caso si chiama Frank Millet, come gradazione alcolica 12,5 gradi, è un vino giovane, 2022 come annata. Un vino molto conosciuto per il suo bouquet particolare, abbiamo questi sentori di pietra focaia, queste parti minerali, accompagnati da una buona struttura e un'acidità comunque bella persistente. Spezie di Giancarlo Morelli per le edizioni Italian Gourmet, un viaggio affascinante, senza confini tra gli elementi più noti e meno noti, che spingono i sapori dei piatti visti da un grande chef lombardo, patron del Pomiro e di Seregno. I 6.000 anni del pane, un viaggio nella storia dell'alimento base della cucina occidentale, ripercorso attraverso un racconto che attraversa civiltà e religioni, editore Bollatti Boringhieri. Lo sport al via anche quest'anno, il progetto Sereni in Sella dello Sporting Club Monterosa riservato ai giovani studenti. Noi abbiamo già partecipato gli scorsi anni all'iniziativa Sereni in Sella per ragazzi disabili e per loro è stata l'anno scorso una bellissima esperienza, perché hanno avuto, come si è detto stamattina, l'opportunità di approcciare un mondo che assolutamente non conoscevano, e questo è veramente servito loro da un punto di vista psicologico e li ha aiutati ad apprezzare i cavalli, a conoscerli meglio, a rispettare, come si diceva, il mondo animale, il mondo della natura, dell'ambiente. E ci auguriamo appunto di poter realizzare anche quest'anno la stessa partecipazione almeno di alcuni alunni del nostro istituto. Per noi come istituto Bonfantini è la prima volta che parteciperemo a Sereni in Sella, però già dall'anno scorso è nata una bellissima collaborazione con lo Sporting Club Monterosa, che è venuto a illustrare prima le sue iniziative presso il nostro istituto e poi a settembre ci ha coinvolto in una giornata molto interessante, cavalli e non solo, in cui appunto abbiamo supportato anche gli aspetti di sostenibilità ambientale, di ecologia con alcuni dei nostri docenti e studenti, appunto proprio per creare e confermare questo legame interessante col territorio. Quella di Sereni in Sella è sicuramente un'opportunità straordinaria che possiamo dare ai nostri studenti con disabilità e non solo. La scuola primaria e la scuola dell'infanzia Sacro Cuore hanno sposato in pieno il progetto dello Sporting, non solo per la validità e per il progetto di Sereni in Sella, ma soprattutto per l'ambito valoriale, organizzando attività di accoglienza, una giornata interamente all'insegna della natura, ma soprattutto dei valori. E il nostro desiderio è quello di far capire soprattutto alle giovani generazioni anche che cosa c'è dietro ad un lavoro del genere, che non è solo un aspetto dedicato all'attenzione agli animali, all'attenzione all'ambiente, ma un aspetto che deve diventare culturale, perché altrimenti si limita esclusivamente a quello che è l'aspetto visivo. C'è tanto da vedere, perché Morghengo è sicuramente un luogo molto bello del nostro spaccato di territorio provinciale, ma noi dobbiamo aiutare i bambini e le loro famiglie a far sì che quello sia un luogo che non solo rimanga così, ma cresca e cresca in quello che è il verde e la bellezza, ma soprattutto l'aspetto culturale e valoriale. Prima sconfitta in campionato per l'Azzurro Hockey in Novara, che è stata battuta in trasferta dal Tiene per 7-4. Quattro partite di fila vinte, che era con
concentrazione non fosse al massimo. È stato quello che ho detto ai ragazzi per prima cosa, è stato quello che ho detto per l'ultima cosa, in realtà è andata forse un po' così. Non avevamo quell'agonismo e quella voglia di quella concentrazione di non farli tirare, di non farli segnare, di portare a casa il risultato. Poi abbiamo cambiato testa, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo recuperato qualche gol, siamo riusciti a portare il pareggio, ma sostanzialmente 3-0 non, cioè, è difficile poi a rimettere in piedi partite. Restiamo in tema e ascoltiamo ora gli hockeyisti Brusa e Fortina. Siamo partiti male e quando vai sotto di 4 gol poi è un dispendio anche di energie notevole per recuperare. Eravamo riusciti a rimetterlo in piedi, però oggi ci deve insegnare che questo campionato è molto equilibrato, quindi il fatto di essere primi, anche se giochi contro l'ultimo, non conta assolutamente niente come giocare primo contro secondo. E quindi dobbiamo in qualche modo imparare da questa sconfitta, perché in questo campionato può capitare. Dobbiamo stare a testa alta, lavorare, andare avanti, non bisogna battersi, alla fine ci sta. Loro, vanno fatti complimenti anche a loro, sono una bella squadra, organizzata, che gioca bene, gioca veloce, e noi se vogliamo essere primi bisogna dimostrarlo. Oggi non lo abbiamo dimostrato e quindi abbiamo evitato di perdere. Probabilmente pensavamo di averla già vinta dall'inizio, comunque essendo favoriti ci sentivamo già in vantaggio, cosa che non si è dimostrata nonostante anche il Tiene è una buonissima squadra, soprattutto in casa tengono un ritmo molto alto e diciamo che in difesa siamo mancati. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi e arrivederci alle prossime edizioni delle News.